Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi una piccolissima rubrica riguardante le mount. In questa particolare rubrica, molto breve ma molto richiesta, andrò praticamente a presentarvi 5 mount facili da prendere ma al tempo stesso molto belle. Allora, per andare a catturare la prima mount ci richiamo nel praticamente l'antro di Onyxia. A seconda della difficoltà che andrete ad impostare, la percentuale di drop sarà diversa. Quindi avremo un 1,39% per la versione in 10 e 1,3% per la versione in 25. Ovviamente, se andrete ad affrontare questi mob al 100, la facilità nell'ucciderli sarà molto alta, come potete vedere ci sono anche crit scandalosi, e non subirete inoltre nessun tipo di danno. Ovviamente in questi raid o instance, o comunque da questi mob che droppano delle mount, riuscirete a droppare anche dei piccoli oggetti per i transmog, quindi avrete comunque un secondo fine. In terza posizione classifico il Raven Lord, una delle mie mount sicuramente preferite da terra, che si trova ad Hawkey Down. Questa zona si trova a Terrocar Forest, un territorio delle Outland, vicino a Shattrath. Vi basterà quindi trovare un portale o ad arrivare a Shattrath e recarvi a sud. Una volta che vi sarete fatti strada in mezzo a tutti i mob precedenti a questo boss, vi troverete davanti lui, Anzu, che sarà praticamente il boss che, se sarete fortunati con una percentuale di drop circa dell'1,5%, vi darà questa mount. Passiamo ora alla terza posizione di questa classifica, in cui metto il mio Black Drake. Per questa mount dovremo intraprendere il percorso all'interno di un raid vecchio, in questa posizione qua. Questo territorio si trova nelle Northrend a Dragonblight. L'ingresso dell'instance si trova qua sotto, quindi di fronte a questa torre dovrete vedere questa sorta di crepaccio e andare sotto. L'ingresso dell'instance sarà questo qua, questo sorvegliato da questi due tizi. Allora, per quanto riguarda questo boss, siccome è a livello 81, quindi i mob sono molto bassi e praticamente doggerete ogni cosa, se siete livello 100, quindi sono sufficienti due livelli 90 e un livello 100, vi basterà semplicemente andare addosso al boss e arriveranno anche tutti gli altri, tutti i trash, tutti i mob che ci sono, però come vedete mi toglie 140 o parry, quindi nel mio caso mi basterà aspettare che tutti i mob si accumulino qua nel mezzo, tirare un bel Bladestorm e ammazzarli tutti. È essenziale per questa mount ammazzare tutti i mob allo stesso momento, in special modo non tutti i trash ma tutti i mini boss, che sono uno là sopra e quello in mezzo e un altro là. Questo mob dovrà dropparvi anche questo Drake, il Twilight, quindi avrete la possibilità di droppare o questo o questo, a seconda della modalità in cui sarete, da 25 o da 10. E andiamo ora per la quarta mount in questa classifica. Questa mount è praticamente ricercata da sempre da moltissimi player e ha una percentuale di drop veramente bassa. Infatti ci sono persone che si lamentano di aver fatto quest'instance, cioè Tempest Keep, per miliardi di volte senza averla mai droppata. Vi basterà entrare quindi in questo bellissimo edificio, in questo tunnel. E praticamente l'entrata, come la vedete, si trova laggiù. Il boss di questa istanza si trova alla fine, dove sto cercando in questo momento. Like
cosa positiva di questa instance e di tutte le altre instance praticamente o raid è che mentre voi avete come fine ultimo quello di farmare la mound, nel contempo riuscirete ad ammazzare tutti i boss e tutti i mob che ci sono in mezzo e droppare magari dei transmurification set o degli item che volete, o comunque il semplice farmare gold. In ogni caso è sempre remunerativo. Siamo arrivati finalmente all'ultimo boss, che è Kel'Thalas, che è accompagnato da quattro suoi servitori che verranno shottati male. Ovviamente essendo l'ultimo boss di un'instanza che prima era molto famosa e molto importante, ci sono sempre i dialoghi, delle scene molto belle da seguire. Vi manderà uno alla volta i suoi servitori, fino a che dopo non si sbloccherà lui stesso. Una volta che avrete ammazzato tutti i suoi servitori, il boss vi sparerà delle armi, diciamo che vi attaccheranno. Queste, quando le andrete a lootare, vi lasceranno degli oggetti leggendari, che sarebbero le armi leggendarie, che però saranno solo momentanee. Il boss in questo momento si fermerà per un breve periodo, perché prima praticamente bisognava dare tempo ai giocatori di organizzarsi e di prendere queste armi per uccidere il boss. Alla fine di quel piccolo periodo di stand-by, il boss farà risorgere tutti i suoi servitori per poi attaccarvi lui stesso. Portato a zero di vita, andrà in una fase in cui farà il cazzone e diventerà gigantesco senza alcun risultato. Ovviamente con la mia meravigliosa fortuna non ho droppato niente. Alla quinta posizione di questa lista di mount vi troverete davanti questa sorta di pillar gigantesco fantastico e dovrete entrare all'interno di questo. Dovrete trovare questa meeting stone per il The Nexus e entrare all'interno di questo posto. Attenzione a non entrare in questo portale, perché non è questo che ci interessa. Dovrete salire quassù fino ad arrivare a questo portale. Vi troverete all'interno di questo spettacolare paesaggio, praticamente immersi nelle stelle. Questo mob, Maligos, una volta cliccato qua vi attaccherà, e quando l'avrete sconfitto questo mob avrà la percentuale di dropparvi o l'azzurro Drake o il blu Drake. Appena cliccato sulla sfera il boss mi verrà addosso. A un certo punto, quando l'avrete praticamente quasi ucciso, il boss andrà in una seconda fase. In cui praticamente dovrete ammazzare tutti questi stronzetti che vanno in giro volando. Una volta ammazzati tutti quei mobetti in giro, vi verrete catapultati all'interno di un drago con delle spell, ma siccome voi l'avrete già praticamente ucciso il boss, vi basterà selezionarlo e premere la prima o la seconda spell, che sono le spell del danno. Una volta ucciso, per prendere i loot dovrete cliccare su questo diamantino rosso e prendere i loot e uscire dal portale. Mi raccomando, in quella fase non premete la spunta per scendere dal drago, perché sennò morireste. Ragazzi, io non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi per il supporto che mi state dando in questi giorni, veramente grazie mille. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.